Salve a tutti e benvenuti al corso di Italiano per Stranieri livello A1. Io sono Federico Gelsomini e questa è la lezione 12. Chi va a fare la spesa? In questa lezione impariamo a parlare del cibo in particolare. Oggi impariamo a chiedere e dire che cosa si vuole acquistare. Impariamo a chiedere ed esprimere i gusti e inoltre impariamo a chiedere e dire la quantità e il peso. Oltre a questo, inoltre, parliamo ancora dei verbi volere e piacere. Vediamo alcuni usi di in e con. E in ultimo osserviamo il lessico della spesa. Lessico della spesa. Bene, iniziamo la nostra sezione numero 1, al solito con il dialogo. Facciamo una piccola introduzione al video prima del dialogo. Vedete, c'è una lista della spesa e qualcuno sta scrivendo la lista della spesa. Marco, Ann e Paolo fanno la lista della spesa e organizzano il picnic. Ok? Fanno la lista e organizzano il picnic. Ora guarda e ascolta il dialogo tra Marco, Ann e Paolo. Prego. Allora ragazzi, chi va a fare la spesa? Posso andare io? C'è un supermercato vicino a casa mia. Ok, facciamo la lista della spesa. Scrivo io. Che cosa vogliamo preparare per il picnic di domani? Facciamo dei panini. Sì, mi piacciono molto i panini. Allora prendiamo 2 etti di prosciutto cotto e 2 etti di prosciutto crudo. Allora anche un pezzo di formaggio. Mi piace molto il formaggio. E poi? Facciamo anche un'insalata di riso? Buona! Allora dobbiamo prendere anche delle olive, una scatoletta di mais, dei pomodori e una confezione di riso. Quanto riso? Mezzo chilo? Sì, secondo me 500 grammi sono sufficienti per 3 persone. Sono circa 200 grammi a testa. 2 etti forse vanno bene per voi. Io mangio poco. 100 grammi per me sono sufficienti. Volete la maionese nell'insalata di riso? Sì, certo. Prendiamo un barattolo di maionese e 2 o 3 scatolette di tonno. Sì. Volete anche i cetriolini? No, per me no, grazie. Non mi piacciono molto i cetriolini nell'insalata di riso. Va bene, niente cetriolini. Mettiamo delle uova. Con le uova è più saporita. Sì, è vero. Quante uova compriamo? Una confezione da 4? Sì, io però vorrei anche qualcosa di dolce. D'accordo. Prendiamo anche un pacco di biscotti? Sì, ma io vorrei anche un barattolo di Nutella. Mi piacciono molto i biscotti con la Nutella. Va bene, piacciono molto anche a me. D'accordo. E da bere cosa prendiamo? Sicuramente acqua. Quante bottiglie? Allora, prendiamo 2 bottiglie di acqua e 1 bottiglia di Coca-Cola. Io vorrei della birra. E voi? Io sì. Tu, Ann, vuoi della birra? No, grazie, non mi piace. Io però vorrei del vino. Allora prendiamo una lattina di birra e 1 bottiglia di vino. Perfetto, siamo tutti d'accordo. E come andiamo a Villa Borghese? Prendiamo la metro o l'autobus? Non so. Tu che dici, Marco? Andiamo in metro, è più comodo e veloce. Allora io vado a fare la spesa. Ciao. 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 Allora ragazzi. Molto bene. Ora ascolta e leggi il dialogo. Ascolta e leggi. Andiamo. Allora ragazzi, chi va a fare la spesa? Posso andare io? C'è un supermercato vicino a casa mia. Ok, facciamo la lista della spesa. Scrivo io. Che cosa vogliamo preparare per il picnic di domani? Facciamo dei panini? Sì, mi piacciono molto i panini.
Allora prendiamo 2 etti di prosciutto cotto e 2 etti di prosciutto crudo. Allora anche un pezzo di formaggio. Mi piace molto il formaggio. E poi? Facciamo anche un'insalata di riso? Buona! Allora dobbiamo prendere anche delle olive, una scatoletta di mais, dei pomodori e una confezione di riso. Quanto riso? Mezzo chilo? Sì, secondo me 500 grammi sono sufficienti per 3 persone. Sono circa 200 grammi a testa. 2 etti forse vanno bene per voi. Io mangio poco. 100 grammi per me sono sufficienti. Volete la maionese nell'insalata di riso? Sì, certo. Prendiamo un barattolo di maionese e 2 o 3 scatolette di tonno. Sì. Volete anche i cetriolini? No, per me no, grazie. Non mi piacciono molto i cetriolini nell'insalata di riso. Va bene, niente cetriolini. Mettiamo delle uova. Con le uova è più saporita. Sì, è vero. Quante uova compriamo? Una confezione da 4? Sì, io però vorrei anche qualcosa di dolce. D'accordo. Prendiamo anche un pacco di biscotti? Sì, ma io vorrei anche un barattolo di Nutella. Mi piacciono molto i biscotti con la Nutella. Va bene, piacciono molto anche a me. D'accordo. E da bere cosa prendiamo? Sicuramente acqua. Quante bottiglie? Allora, prendiamo 2 bottiglie di acqua e 1 bottiglia di Coca-Cola. Io vorrei della birra. E voi? Io sì. Tu, Ann, vuoi della birra? No, grazie, non mi piace. Io però vorrei del vino. Allora prendiamo 1 lattina di birra e 1 bottiglia di vino. Mm-hmm. Perfetto, siamo tutti d'accordo. E come andiamo a Villa Borghese? Prendiamo la metro o l'autobus? Non so. Tu che dici, Marco? Andiamo in metro, è più comodo e veloce. Allora io vado a fare la spesa. Ciao. 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 Molto bene, ora passiamo alla nostra comprensione. Scegli la risposta corretta. Via. Ann, Marco e Paolo per il picnic fanno della pizza, degli spaghetti, dei panini. Ann, Marco e Paolo per il picnic fanno dei panini. Prossimo. Quanto riso vuole comprare Paolo? Quanto riso vuole comprare Paolo? 500 kg. 500 grammi. 100 grammi. Paolo vuole comprare 500 grammi di riso. A Marco non piace l'insalata di riso con i cetriolini, i pomodori, la maionese. A Marco non piace l'insalata di riso con i cetriolini. Ora, Ann vuole bere della birra, del vino o del caffè? Ann vuole bere del vino. Ultima, Ann, Marco e Paolo vanno a Villa Borghese. Vanno a Villa Borghese in autobus, in metro, in treno. Ann, Marco e Paolo vanno a Villa Borghese in metro. Ok, ora ascolta e insieme a me ripeti il dialogo. Andiamo. Allora ragazzi, chi va a fare la spesa? Posso andare io? C'è un supermercato vicino a casa mia. Ok,
Facciamo la lista della spesa? Scrivo io. Che cosa vogliamo preparare per il picnic di domani? Facciamo dei panini? Sì, mi piacciono molto i panini. Allora prendiamo 2 etti di prosciutto cotto e 2 etti di prosciutto crudo. Allora anche un pezzo di formaggio. Mi piace molto il formaggio. E poi facciamo anche un'insalata di riso? Buona! Allora dobbiamo prendere anche delle olive, una scatoletta di mais, dei pomodori e una confezione di riso. Quanto riso? 1/2 chilo? Sì, secondo me 500 grammi sono sufficienti per 3 persone. Sono circa 200 grammi a testa. Due etti forse vanno bene per voi. Io mangio poco. 100 grammi per me sono sufficienti. Volete la maionese nell'insalata di riso? Sì, certo. Prendiamo un barattolo di maionese e 2 o 3 scatolette di tonno. Sì. Volete anche i cetriolini? No, per me no, grazie. Non mi piacciono molto i cetriolini nell'insalata di riso. Va bene, niente cetriolini. Mettiamo delle uova? Con le uova è più saporita. Sì, è vero. Quante uova compriamo? Una confezione da 4? Sì, io però vorrei anche qualcosa di dolce. D'accordo, prendiamo anche un pacco di biscotti? Sì, ma io vorrei anche un barattolo di Nutella. Mi piacciono molto i biscotti con la Nutella. Va bene, va bene. Piacciono molto anche a me. D'accordo. E da bere che cosa prendiamo? Sicuramente acqua. Quante bottiglie? Allora, prendiamo 2 bottiglie di acqua e 1 bottiglia di Coca-Cola. Io vorrei della birra. E voi? Io sì. Tu, Ann, vuoi della birra?
No, grazie, non mi piace. Io però vorrei del vino. Allora prendiamo una lattina di birra e una bottiglia di vino. Perfetto, siamo tutti d'accordo. E come andiamo a Villa Borghese? Prendiamo la metro o l'autobus? Non so, tu che dici, Marco? Andiamo in metro, è più comodo e veloce. Allora io vado a fare la spesa. Ciao, ciao, ciao. Molto bene, ora puoi fare gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma esercizi 12.1. Ciao e arrivederci alla prossima sezione.